La natura è un tempio dove viventi pilastri rilasciano a volte parole confuse. L'uomo attraversa queste foreste di simboli, osservato da sguardi familiari. Come lunghi echi che da lontano si confondono, in una tenebrosa e profonda unità, vasta come la notte e come il chiarore, i profumi, i colori e i suoni si rispondono. Ci sono dei profumi freschi come carni di fanciulli, dolci come gli oboi, verdi come le praterie, e altri, corrotti, ricchi e trionfanti, che hanno l'espansione delle cose infinite, come l'ambra, il muschio, il benzoino e l'incenso, che cantano i trasporti e lo spirito dei sensi.